Mister De Sanso, oggi c'era una montagna da scalare, gli scalatori sono stati eccezionali. Fantastici, fantastici. Oggi c'è da elogiare questi ragazzi, si sono sacrificati in difficoltà, in grande difficoltà, mancavano 5 persone, però un grande elogio a questi ragazzi, hanno dato battaglia, abbiamo giocato a calcio, abbiamo avuto tante situazioni per fare gol, raddoppio, anche prima. Però c'è solo da soffermarsi sul grande carattere di questi ragazzi, oggi veramente sugli scudi tutti. Che poi non mancavano cinque qualsiasi, diciamo, mancavano cinque potenziali titolari e quindi la squadra ha fatto necessità virtù. Sì, però c'è solo da elogiare questi ragazzi, oggi veramente hanno dato tutto, hanno giocato a calcio, abbiamo fatto una grande partita, potevamo chiuderla secondo me con più gol. Però va bene così, un'ennesima risposta di un gruppo fantastico e di ragazzi eccezionali. Quando dice abbiamo giocato al calcio, intende l'ordine con cui si è Sì. gestito il primo tempo, intende la tranquillità con cui si è gestita la situazione di Sì. emergenza, intende anche il numero di palle gol create, Sì, perché soprattutto quelle, però ho visto tanta applicazione, tanta voglia e questi ragazzi li dobbiamo aiutarli tutti, noi l'ambiente, la società, tutti quanti, dobbiamo stare uniti e non cadere in provocazioni ai primi passi falsi. Oggi c'è veramente da elogiare e mettere sugli scudi questi ragazzi. tre vittorie esterne su tre altrettante partite, le era mai capitato in carriera? Ma no, assolutamente no, è la prima volta, però va bene così perché io lo so che la squadra è tosta. Può darsi che forse giù in casa da noi soffriamo un po' troppo l'ambiente, non lo so, però onestamente vedere questa squadra giocare fuori casa è una bella cosa da vedere. Che cosa ha detto ai ragazzi prima di questa Ho detto di partita? dare tutto, ho detto di dare tutto, non pensare a quelli che non c'erano, di correre, di giocare, di divertirsi. E questo l'abbiamo fatto. Adesso speriamo che in casa riusciamo a fare le stesse prestazioni, però ripeto, oggi c'erano tutti i presupposti per non poter fare bene, perché mancavano 5 giocatori, invece chi l'ha sostituito è andato non bene, alla grande. Adesso entriamo nel merito del tattico della partita. Il Nardò è stato sempre pronto sulle seconde Sì, palle, è stato sempre, diciamo, nell'anticipo, è arrivato sempre per primo. La perché difesa per la seconda volta consecutiva non prende gol. Diciamo che c'è un crescendo nell'emergenza. sì, un crescendo nell'emergenza, sì, però è pur vero che dobbiamo avere coraggio, questo gli ho detto, di aggredire la palla, di correre, di giocare perché sappiamo giocare. E quindi i ragazzi onestamente l'abbiamo preparata bene la partita sull'aggressione, sulle seconde palle, dove era il forte della squadra avversaria, perché ripetiamo che questa squadra veniva da due buoni risultati, da una vittoria fuori casa a Costa d'Amalfi, e questo è un risultato importantissimo. Un risultato importantissimo perché vuol dire che chi sta, diciamo, eventualmente in panchina o comunque è una seconda linea in un gruppo che comunque è valido, se entra dà il massimo ed è capace anche di queste Sì, cose. ecco, ripeto, nelle emergenze diamo tanto. Ripeto, ancora una volta, e lo ribadisco, di darci una mano, in casa soprattutto, la gente, i tifosi, tutti quanti noi, perché dobbiamo far crescere questi ragazzi. Oggi abbiamo giocato per l'ennesima volta con 5 under, con 4 under, quindi di darci una mano, di starci vicini, perché noi ci teniamo più di loro a fare bella figura. A loro cospetto. Li ringraziamo per il loro affetto, però allo stesso tempo devono capire che senza di loro, anzi con loro alle spalle, andremo sempre più forti. 10 punti sono già un bel bottino, no? 10 punti sono 10 10 punti sono 10 punti. Grazie, mister.